Allora, ritorniamo in diretta, l'abbiamo anticipato poco fa, oggi si è svolto un incontro atteso fra Matteo Renzi e Walter Veltroni a Roma, l'occasione è la presentazione del libro dal titolo L'Italia dei Democratici di Enrico Morando e Giorgio Tonini, appunto a Roma, al Tempio di Adriano. E noi siamo in collegamento telefonico con Daniela Preziosi, giornalista del Manifesto, che ha seguito l'incontro. Buonasera. Buonasera, buonasera ai vostri ascoltatori. Allora, dicevamo, Renzi in questi giorni sta cercando sempre più di allargare il proprio consenso all'interno del partito e all'interno soprattutto anche fra i vecchi leader del partito, e Walter Veltroni è uno di loro. Veltroni ha avuto un atteggiamento un po' ondivago nei confronti di Renzi, del sindaco di Firenze, l'appoggio prima, poi una presa di distanza, ora di nuovo l'appoggio. Ci racconta un po' come è andato questo incontro di oggi? Beh, oggi è stata veramente una intesa di amorosi sensi. Veltroni ha renzato e Renzi ha veltroneggiato abbondantemente. Si sono fatti qualche frecciatina, ma più autoironica che altro, e si vede, insomma, e Renzi ha riconosciuto che la radice, riconoscendo il fatto che, insomma, l'ispirazione sua è quella del discorso che Veltroni fece a Lingotto nel lontano 2007, ha riconosciuto di fatto che si tratta di una sua primogenitura sul partito, insomma, di queste cose. È andata, diciamo, come in realtà si capiva dall'inizio. Si sono punzecchiati all'inizio della loro storia, diciamo, sì? Così, però in realtà i due sono molto simili. Hanno un'estrazione cattolica anche abbastanza vicina tra di loro. Ma insomma, non so quanto Veltroni sia cattolico, più che altro sono molto simili come scelta, diciamo, di mediatica, come scelta politica, come tipo di partito aperto e leggero. Oggi Veltroni ha fatto una battuta molto interessante, ha detto che il partito pesante nella società liquida affonda, sì. Non ce l'aveva evidentemente con Bersani. sì. E di fatto Renzi è, diciamo, la nuova rivisitazione dell'idea del partito, linea fondadora direbbero gli argentini, cioè la linea di Veltroni, insomma, oggi si è capito perfettamente. Peraltro Veltroni dice che è anche una linea vincente, perché lui non riconosce la sconfitta del 2008, cioè dice che è stata una sconfitta, ma in realtà uno dei picchi storici dei consensi del Partito Democratico. E quindi, insomma, lunga vita a Matteo Renzi, che appunto ormai oggi si considera, e molti già lo considerano, futuro segretario del Partito Democratico e, perché no, anche candidato alla premiership. Però intanto nell'ala sinistra del PD il movimento freme tantissimo, perché c'è stato appunto l'endorsement di Bersani a Cuperlo, e poi in queste ore c'è chi dice anche che lo stesso premier Letta, anche dopo gli attacchi di Renzi, che non perde occasioni per punzecchiare direttamente o indirettamente il governo, starebbe un po' sostenendo appunto Cuperlo. Ma che chance ha Cuperlo? Dunque, mi sembra non ne abbia moltissime rispetto alle urne aperte, e quindi al fatto, diciamo, al vasto popolo del centrosinistra. Un personaggio sicuramente meno conosciuto e meno immediato, diciamo, non è il battutaro, la dico alla romana, ma sì, per capirci, il battutaro imbattibile che è Matteo Renzi. La ironia di Cuperlo è molto più sottile, non arriva, spesso non arriva neanche in TV e neanche attraverso i media, così, è questo così. È un intellettuale, è stato un ottimo intellettuale, ha diretto un dipartimento, se non sbaglio, una fondazione, un ufficio studi, anzi, del PD, quindi questo è il mestiere che gli è più congeniale per indole, per carattere, eccetera. Però io non sottovaluterei un uomo di letteratura, di pensiero, sicuramente un intellettuale, però non sottovaluterei il fatto che comunque Cuperlo ha dalla sua, non voglio dire l'apparato di partito, perché non è vero, gli apparati stanno ormai tutti con Renzi, però ha dalla sua uno zoccolo di partito che non è così minoritario come oggi a leggere i giornali sembra. Cioè c'è una realtà del PD che non traspare nei grandi media. Qual è questa realtà? Sì. Una realtà, diciamo, che magari di derivazione di sinistra, più sinistra, diciamo, di PC, ma non necessariamente, insomma, filosovietica come fanno credere gli altri, ma che, insomma, mal tollera il fatto che comunque Renzi è il Renzi segretario del PD è un'accelerazione, non so se un cambio di natura del Partito Democratico, forse no, però sicuramente un'accelerazione
verso un tipo di Partito Democratico che non è che proprio abbia il 100% dei sì. Oggi il popolo del centro-sinistra sicuramente vuole vincere, non vuole ripensare troppo ai propri errori, vuole cercare di riscattarsi da questa infinita teoria di sequela di sconfitte che ha preso una dopo l'altra. Però insomma c'è un pezzo del PD che ancora che non si riconosce in Renzi, ecco. Prima per esempio di eliminare il finanziamento pubblico dei partiti, che non è solamente un magna magna come pensano loro, ma è un anche perché il PD ha un apparato che insomma è forse il più grande tra i tanti partiti che ci sono in Italia. È vero che forse è l'unico vero e proprio partito strutturato, il PD, però insomma, ha bisogno di questi finanziamenti anche per sostenere concretamente comunque tutta questa macchina. Certo, comunque c'è un fatto, l'ha dimostrato adesso la vicenda di Riva, sì. Che finanziava i partiti legittimamente e alla luce del sole, abbastanza alla luce del sole. Ora, partiti che siano legati ai finanziamenti dei privati sono partiti che non hanno, non, che possono, diciamo, non che non hanno, non ma che autonomia. Possono non avere un'autonomia politica. È chiaro che questa legge va disegnata bene. Democrazia. Non è una robetta da arrabbiarsi come fanno i grillini, certamente, perché c'è stato un eccesso di errori intorno al finanziamento dei partiti, però insomma c'è un punto sull'autonomia della politica che in qualche misura le idee non si possono valutare per quanti soldi raccolgono, certo. È una falsità insomma. Certo, no, questo è vero, infatti le modifiche proprio sul finanziamento pubblico o privato ai partiti appunto sono ancora al lavoro, anzi c'è stato appunto questo rinvio solo qualche giorno fa, e chiaramente tra chi propone appunto lo stop al finanziamento pubblico si dice anche chiaramente che vanno fissati dei tetti alle donazioni, una certificazione chiara degli introiti, quindi tutta una serie di misure che possono evitare pericoli come quello che lei ricordava del caso Rivacciaio. Senta, tornando alla questione di Renzi, lei diceva ormai tutti gli apparati, quasi tutti perlomeno, sono dalla parte di Renzi, però c'è ancora chi continua a fare dei distinguo, per esempio Massimo D'Alema, che in realtà un po' si innamora di Renzi, un po' si sente tradito, si allontana, si riavvicina, insomma lui come si pone? Che farà? No, Massimo D'Alema non si innamora di Renzi. Massimo D'Alema ha cercato all'inizio di convincere Renzi a non occuparsi del partito, dove c'era il suo candidato preferito, il suo candidato anzi, Gianni Cuperlo. Non ce l'ha fatta a convincere di questo, adesso è rimasta dell'idea, che peraltro è autoevidente, che Renzi ha molte chance per fare il presidente del Consiglio, per presentarsi alle primarie per la premiership. Quindi non credo, insomma, D'Alema ha cercato, avendo diciamo di fronte un fenomeno come quello di Renzi, ha cercato prima di addomesticarlo in qualche maniera, di trovare il modo di farci i conti. Renzi con lui non ha voluto fare i conti, invece fa i conti con alcuni vecchi leoni, anche giovani leoni, sì. Insomma, Dario Franceschini non è un vecchio esatto. Leone, però insomma è un navigatore di decenni e decenni di politica, di lungo corso, sì, e che gli ha fatto questo regalino avvelenato di aderire diciamo alla sua area. Dico area perché sicuramente non è una buona immagine per il Renzi rottamatore. Sicuramente si porta presso un po' di dirigenti locali e un gruppetto di parlamentari, però sicuramente mette un po' di piombo nelle ali di chi vuole apparire a tutti i costi un innovatore. Siccome Franceschini è uno di quelli che più di tutti hanno gestito il partito nell'era bersaniana, con i quali aveva fatto un accordo di ferro, poco tempo, difficile, sì. Adesso vedere tutti i discorsi di Matteo Renzi contro la gestione Bersani, la segreteria Bersani, che però vengono fatti appunto anche da uno che uno insomma che era assolutamente compartecipe, uno dei maggiori azionisti, certo. Della segreteria Bersani è stato Franceschini. È certo che prescindere però dalla vecchia leadership del partito in questo caso non gli è nemmeno possibile, perché poi altrimenti rischia appunto di perdere quei consensi a sinistra che sta cercando con fatica di aumentare, di ampliare. I consensi a sinistra, per capirci, insomma, senza utilizzare queste parole come se fossero dei vecchi luoghi della politica, insomma, comunque per capirci, quei consensi si prendono con i contenuti, la scelta di un tipo di politica. Ecco, per esempio, il partito che sta delineando, per esempio da questa vicenda del finanziamento pubblico, io lo trovo
un po' inquietante. Per altri versi, naturalmente, Renzi, diciamo, non si deve ancora misurare sul tema dei diritti, sul tema anche delle proposte sul lavoro. È un grande mistero. Ha detto che ha messo al lavoro un giuslavorista lavorista americano, italo-americano, ma ancora non abbiamo i contenuti, ancora non abbiamo il bene di conoscerli. Invece abbiamo letto il ponderosissimo e sapientissimo documento di Gianni Cuperlo. Sì. Infatti quello che sicuramente si imputa a Renzi è la mancanza di un vero e proprio programma, di un'idea di PD futura. Al momento arriverà, al momento. Sicuramente, esatto. Al momento arriverà. Comunque va segnalato il fatto che in questi giorni, in queste settimane, Nichi Vendola ha un po' scongelato le sue posizioni rispetto a Renzi, ha fatto capire che non è pregiudizialmente contrario a Renzi, ed ha fatto molto bene, perché intanto il SEL deve assicurarsi che qualsiasi sia il segretario del prossimo PD potrà dialogare con lui, chiaramente, altrimenti... E del resto su questo però c'è una grande concordia, non c'è nessuno nel PD che pensa che il prossimo giro si faccia senza SEL. Che dice che forse qualcuno lo pensa, comunque non c'è nessuno che dice che il prossimo giro si faccia di nuovo di larghe intese, ma invece tutti pensano al centro-sinistra. Naturalmente questo è quello che appunto dicono. Poi staremo a vedere. L'abbiamo visto in aula quando 101 parlamentari hanno votato diversamente. Beh, però l'insistenza, cioè il fatto che il PD da una parte voglia dire, rispetto appunto al problema dei franchi tiratori e ai lavori che sono in corso alla giunta per le elezioni sulla decadenza di Berlusconi, questo fatto che in realtà il partito sia diviso su voto palese o voto segreto, lei come lo legge? Ma la questione del voto segreto è complicatissima per il PD, rischia di essere una trappola. Nel segreto non dell'urna, ma in questo caso del tastino nascosto sotto il banco del Senato, può succedere che qualcuno, per far fare una figuraccia fatale al PD, scelga di votare contro la decadenza di Berlusconi, e quel qualcuno secondo me non è dentro il PD, ma è fuori dal PD, e gli può giocare trappole. Chi lo potremmo noi sapere se 20-30 parlamentari, senatori di 5 Stelle decidessero di fare uno scherzetto di questo genere? Ci sono dei precedenti, certo. in questo senso. Quindi, per il PD quindi è chiaro che sarebbe molto meglio un voto palese, anche perché su questa vicenda c'è una sostanziale, è una delle poche su cui nel PD c'è una sostanziale accordo di tutti. Sì. Senta, un'ultimissima. Però sì. Non si può fare il voto segreto, il voto palese in questo caso, per colpa dei regolamenti. Se dovessimo cambiare i regolamenti ci metteremo molti mesi. Sì. Ma in realtà il Movimento 5 Stelle dice di no, che lo si potrebbe fare in pochi giorni, basterebbe che l'Aula del Senato si riunisse in questi giorni per avviare una riflessione sul caso, e in pochi giorni si potrebbe, volendo, avendo la volontà politica di farlo, cambiare il regolamento. Non è vero. No. Cambiare i regolamenti ci vogliono dei tempi tecnici, non è che è possibile che in un giorno, è che una legge, una cosa che queste uno sono dichiarazioni raccontate da oggi da Corriere della Sera, sì. Che riporta appunto no, le abbiamo raccontate tutti, perché ieri l'ha fatta, le fanno molte, però il Movimento 5 Stelle non è fortissimo in conoscenza della prassi parlamentari, hanno tante altre qualità, insomma, ma non sicuramente è così, purtroppo. Sì, a volte se fosse appeccano. Così veloce, visto che il PD è d'accordo, se fosse davvero così veloce potrebbero anche farlo, ma non si però può ecco fare. D'Alema per esempio ha detto subito di no, però ha detto no, non bisogna cambiare i regolamenti che sono in corso, perché insomma diamo l'idea di voler aggredire. Cambiare le regole mentre il gioco è iniziato non è mai una bella cosa, secondo io non è carino. Posso dire che sono contraria all'idea del voto palese su cose che riguardano anche le persone. Io penso che è una pratica, una prassi, un regolamento poi che viene dal tempo del fascismo, certo. Diciamo così, quando era legittimo, era auspicabile che qualcuno potesse, certo. Esatto. E io però penso che in generale queste sono garanzie che valgono sempre. Non vedo proprio, perché io sono garantista parecchio, quindi insomma non faccio troppo testo, però insomma non vedo perché. Poi questo è un pasticcio della politica in cui la politica si è infilata per la sua inemendabile insipienza. È vero, purtroppo sì, speriamo che ci sarà un cambio di passo. Allora, intanto noi la ringraziamo per questo intervento, Daniela Grazie Preziosi, giornalista del Manifesto, buon lavoro.
Grazie a voi, anche a voi. Arrivederci.